Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Hellblade, Senua's Sacrifice. Siamo pronti per proseguire, siamo alle porte di Hell, da come ci ha detto, o meglio, in linea teorica dobbiamo fare un po' di caciara per arrivarci, nel senso che ci dobbiamo fare un bel po' di strada, quindi vediamo quanto realmente ci vorrà per arrivare alle porte di Hell. Poi le voci avevano anche dei dubbi su, insomma, una volta arrivati lì, che si fa? È da vedere. I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. I can feel Hela's gaze. Searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillion. I will fulfill my vow, whatever the cost. Allora, qua si passa per poi andare alle porte, però come vedete dobbiamo aggiustare il ponte, diciamo, a livello prospettico. Non ci riusciamo da qui, sto vedendo se almeno la prima parte del ponte riuscivamo a sistemarla, ma non si può. The Northmen say the world will come to an end. They call this Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Comunque mi sto convincendo a recuperare qualcosa, magari qualche libro, qualcosa riguardante la cultura nordica, che insomma più religione forse nordica, insomma queste leggende nordiche che mi stanno intrigando sempre di più. Se voi avete dei consigli, fatemi sapere. Documentari, film, libri, fumetti magari che ne parlano, che raccontano un po' questa storia. Mi piacerebbe approfondire. Mi piacerebbe approfondire. Il primo pezzettino abbiamo fatto. Allora, qua non penso si possa fare altro, ok. E quindi dicevo, nel caso se c'è qualche libro che mi sapete consigliare, consigliate. Eccola. Oppela, niente, non ho fatto in tempo. L'anima degli mortacci tua. Vabbè, cazzo che... Aia. Ah, biondo, non hai capito niente. Vabbè, pure io però così, non ho capito niente, manco io. Bam! Prendiamoci prima questo. Sì, se riusciamo. A Senua, tagli un po' di tacco e di punta. Allora, per chi non ha il gioco e non l'ha giocato, magari penserà, vabbè, questo è rincoglionito che non becca manco un colpo. Ma fidatevi che comunque il combattimento è fatto in modo da non rendere tutto facilissimo e fluidissimo. Insomma, ci vuole sempre un po' per parare e fare cose, come vedete, perché non è che di punto in bianco mi sono dimenticato come si fa. Però se poi rimango pure bloccato, capite bene che problema è un po' più grande. Se no, dai sempre di tacco punta, che se no... Ma vedi che si blocca? E non è colpa mia. Focus no, aspetta un attimo. Prima di... Ah, vabbè.
stanno una marea, quindi ando goio goio, va bene qua. Non fa in tempo. Behind you, io provo a pararmi, ma non ce la fa. Quello è il fatto, che comunque anche se si sente il consiglio che ti danno, non fa in tempo a fare il tuo attacco, perché se sei impegnato / impegnata, visto che sei in un'altra situazione, è un po' lenta. Ok, allora torniamo indietro perché dobbiamo aggiustare l'altra parte del ponte, che però in realtà non so se c'era un'altra strada. Oddio, un'altra strada c'è stata per forza. Eh sì, perché le voci / noi ci domandiamo poi una volta lì sopra di cancelli di Hell. Quella si sacrifica lei, combatte. Avevano detto non può combattere, che ho già battuto due volte. Allora, visto che noi siamo venuti dall'acqua, dietro siamo andati, proviamo comunque ad andare di qua, anche se manca quella, quel pezzo di ponte, magari riusciamo ad individuarlo da qualche altra parte. This isn't just a broken bridge, is it? Sì, direi di sì. Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. Sta comunque pian piano acquistando coraggio, tra molte virgolette. Allora. She can do it. She can do it. She can still see the sequence. Quel pezzo lì mo dobbiamo vedere anche. Immagino sia dall'altro lato, però, perché. Insomma, qua è scassato, quindi non credo ci sia anche qui qualcosa a livello di prospettiva. C'era in realtà anche, a parte il ponte qua, qui dietro non so, ha detto tipo lo scontro finale, cose del genere, a parte che the Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world, and Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble, the dwarves will leave their stones, the frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Insomma, le belle immagini. Ok. È una. E ci ha aperto una specie di tunnel che probabilmente ci porterà da qualche altra parte, e da lì forse riusciremo a vedere l'ultima parte di ponte. Ok, è un po' un dai e vai, sali scendi, fai questo fai quell'altro, però ci sta. Nel mentre, come detto, esploriamo la nostra mente, il nostro passato, i nostri problemi e un po' di sana violenza nordica con i racconti delle leggende.
Allora, continuiamo anche qui ad ascoltare. The Northmen say that at Ragnarok the gods will face a ship full of their fools, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land. Men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Ok. E andiamo ad aprire questa porta, cosa che in realtà possiamo fare, penso, anche al ritorno. Però intanto facciamolo adesso, non si sa mai, ci possa essere utile in futuro se ripassiamo da qualche altra parte. Quindi, nel dubbio, apriamo tutte le porte che possiamo aprire. Non so onestamente quanti altri episodi ci saranno di Hellblade, perché non è un gioco molto lungo e comunque siamo alle porte di Hell. Qua dove siamo sbucati, ecco là. Mortacci su, meno male che ho fatto la schivata, ma ho schivato sta scelta. Andate. Vai così, alle spalle, sui reni, nei reni. Grande così. Attacchi veloci, felpati. Sento altri, ecco là. Figurati, c'era uno solo. Lo so, sto cercando. Uno è andato, zitti, madonna mia. Quanta cazzarola, quanta sportiveggianza. Vedi che poi certe volte di finezza riescono i combattimenti. E dai, saranno questi che sono un po' lenti però. Così ci piace di... niente, non ce l'ho fatta con questo. Madonna mia. Mi sono bloccato. Porca mignotta. Ok, recupero un po'. Dai, è così. Grande così. Ok. Oppa là. Focus, dai, dai, focus. Dove sta l'altro? Abbiamo eliminato tutti. Grande così, vedi con quanta sportiveggianza. Ma da dove sono venuto io? Da là, immagino. Cioè, ogni tanto i combattimenti ti fomentano, in altre occasioni non ti sconfinferano. Era quello il pezzo di ponte? Credo di sì. Adesso è pronto. Possiamo tornare indietro. In realtà qua si poteva ancora salire, cosa che noi facciamo perché... Sto così. Ah, è solo per ascoltare. Meno male che siamo saliti. The Northmen say that each god will do battle at Ragnarok. Odin will fight the monstrous wolf and be killed, but his son will avenge him and plunge his sword into the heart of the beast. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love, and without it he cannot defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. The sun will grow black
The earth will sink into the sea. The stars will disappear. Fire and water will meet. Steam will shoot up. Flames will play against the sky. The heavens and earth and all the world will be burned. All the gods will be dead. And the warriors of Valhalla and the people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok. For it is nigh. Che onestamente a Senua, secondo me, del Ragnarok ne frega pure relativamente, nel senso che potrebbe non fargli né caldo né freddo, perché lei ha ben altro in testa. Cioè, dico, a parte le voci, nel senso. È più per Dillion che... Spam! Fagli sentire sapore da spada. Dai, è biondi. Bam. Vai, vai. Intanto ci vuole anche un po' di pazienza nell'attaccare. Perché noi di solito andiamo a testa bassa, come è giusto che sia. No, l'avevo fatto prima io, biondo. Dai, Siamo pochi spiritosi. Occhio. E sangue. Ma vedi, questo ti frega, perché certe volte non capisci se sta attaccando. Allora, là sarebbe dovuto cadere se vogliamo proprio fare una cosa di fino, però capiamo che a volte fa, vedi, questo attacco così, l'altra prima non frega perché ha fatto l'attacco. Aspetta, fatemi eliminare prima questo, se possibile. Occhio behind you. Dai, occhio alle spalle. Occhio alle spalle. E dai, avanti. Troppo presto. Cioè, ci siamo parati, ma... Ok, so. Scusa. Merda. Aspetta che siamo partiti alla ribalta. Cazzo. Capito. In realtà in questo caso la cosa migliore è... No, è focus. Come detto, tu madre è focus, un attimo. Allora, se riusciamo a... eliminare prima questo, anche perché nel frattempo recupero il focus. Sarebbe... Aia, cazzo. Boom. Cazzo. Quanti sono? Non riesco a vedere niente, onestamente. Cazzo. Boom. Così ci piace. Ancora. Quanti sono? Se ce n'è un altro dietro di noi, sono di più di quelli che mi aspettavo. Ok, aspetta. Togliamoci prima questo eventualmente. No. No, l'altro dei piano questo. Porca puttana, Senua. No, devi essere più aggressiva, però. Lo devi fare proprio male. No. Non abbiamo fatto in tempo a parare. Ancora quell'altro lì dietro. Un altro qua dietro. E lei che non fa niente. Dai! Ma va... Madonna, ce l'abbiamo fatta? Porca mignotta, sono 2 ore e mezza che sto qua. Mi ha fatto rifare tutto da capo. Tutto da capo. Tacci sua. Così non
mangiano i bestemmioni in questi casi, eh? Attenzione. Wait. What? What happens when she dies? What happens to us? What happens to us? We die too. Do we die too? We die too. I don't want to die. We'll all die someday. I don't want to die. And when everyone's gone, even the gods will die. I don't want to die. We don't want to die. I don't want to die. Senua, stop. Turn back. Stop. Le voci che dicono che non vogliono morire, però, insomma. In questo caso concordano tutte, non vogliono morire e Senua non andare. Esatto, brava. Allora, immagino che... Ah, no, non posso andare ne adesso. No, no. Andiamo, signore voci, mi spiace per voi, ma it's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear divine lights. Attendiamo se ci dice altro. Oh, this place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. This is her hell. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hands. You killed her. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside.
Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, son? Madness. I was just a child. You created this darkness. You created this darkness so you could hide behind it. Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. It was all a lie. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her. You killed her. You are the darkness. Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you that will destroy you. You're a liar! No, Senua. The darkness is here. You can't wish it away. And it will watch as you draw your last dying gasp. I won't let you kill me! Ah! Immagino sia... Cioè, ci sono sempre tante interpretazioni in realtà, se vogliamo. Però potrebbe benissimo essere semplicemente il padre che... Appunto, la madre... Avendo la sua stessa malattia e non vedendo che... Anzi... Non sicura, nel senso non si poteva curare. Occhio, non vedo niente se me ne metti 18 uno dietro all'altro. E quindi lei si è ricordata che la madre è stata uccisa. C'erano tanti soggettoni lì intorno, probabilmente, insomma, il villaggino, che ne so. E l'ha usata anche per minare un po' quella che, che erano i tentativi di Senua di resistere a quello che lui preparava per lei, quindi l'isolamento. Ma come mi spiegate come faccio io a levarmi qua dai maroni? Stanno mille di questi. Vai prima su questo, va, che sta senza scudo, poi se riusciamo. E niente. Behind you, però, signore, voci. È una parola, guarda qua quanti so, è impossibile. Concentrare, signori, qua. Oddio, siamo abbastanza potenti, nel senso che... vabbè. Certo, li ammazziamo più facilmente di prima, ma tra virgolette
nostre difficoltà. Tra l'altro bellissima la musica. I can see through your darkness. You're a liar and a murderer. Lo basso. If you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god. Devo aggiustare qualcosa o... Ah, ok. Ah, devo... si stanno ripresentando tutti quelli che abbiamo affrontato. Ho capito. Porca troia. Ah, doppio pure, non va bene. Niente, tutto buio, tutto ombra qua. Non riesco a capire chi sto mirando. Se sto mirando. Vai Senua, lotta, lotta! Con tutta te stessa. Bellissimi questi combattimenti con questa musica di sottofondo, ma a parte che me stanno a fracicate mazzate, però Damian! Where is he? You're trying to trick me again.
again with your lies. I know he's here. You took him from me. You have him. Dillian is gone. Dillian is dead. Let him go now. I'm warning you. Or what? What can he do to me that you haven't already? Fight me. Come on. Possiamo? Figurati. Madonna, sempre di più su questi comunque. No, però vorrei leggere quello che ci dice. Non ci provo. Non ci provo. Watch out. Let go of redemption. Let go of Dillian. Don't let your darkness hurt anyone else. Careful. Non è niente. Behind you. Devo solo schivare perché abbiamo qualcuno sempre alle spalle che... Posso... No, direttamente da lui non posso. Merda. Sono veramente troppi. Tanto in realtà mi godo il sound che è bellissimo. Allora ho premuto quello per schivare, ma si è bloccata contro qualcuno, immagino. Mi sa che era voluta, non saprei. Thank you.
you want me to believe? After all you've done to me? And to him? No. You're not a lie, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know it. I know you have him. No power over me. I learned the hard way to not be afraid of death, Sarah. Because a life without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness.
like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. Bello, bello, bello. All'inizio del finale, immagino sia il finale, ok, sì. Non stavo bene capendo la figura che aveva di fronte, quella che poi ha preso la spada. Insomma, non si capiva bene, non avevo capito bene chi fosse, perché comunque anche tutto il gioco è un po' enigmatico, nel senso che va a miscelare quello che è nella sua mente con quelli che sono fatti probabilmente realmente accaduti, nel senso realmente accaduti nella sua storia, nel suo passato, il rapporto con il padre, con il fidanzato, con la madre, eccetera, però tutto miscelato con la sua mente, i suoi problemi a livello mentale, le sue paranoie, i suoi tormenti. E anche qui nel finale abbiamo visto che alla fine la persona con cui parlava, che tra l'altro una cosa importante che gli ha detto, tu non sei una menzogna, cioè tu non sei, come a dire, non sei falsa come cosa, ma sei bugiarda. E poi alla fine si è visto che appunto era lei, un po' bruciacchiata, un po' così, un po' rovinata, un po' devastata. Quindi è come se parlasse a se stessa, alla sua parte oscura, e va a riconoscere il fatto che non è che non c'è, non è che non esiste, non è che la sua parte oscura sia una menzogna, ma quello che dice è una menzogna. Un po' come a dire, le voci ci sono, ma quello che dicono non sono reali, o almeno io così l'ho vista. Poi, come detto, fatemi sapere la vostra, perché può essere pure che mi sono perso io, ogni tanto ho avuto qualche svarione a dio oddio che cazzo sta succedendo, quindi insomma parliamone insieme. Però l'idea che un pochino mi sono fatto è questa, che la sua peggior nemica era lei stessa. Certo, il padre, quello che è successo, il fatto che l'abbia trattata male, l'abbia spinta ancora di più magari a rifugiarsi e ad essere, a sentire ancora con più pesantezza i suoi problemi mentali, perché appunto il padre non l'ha aiutata, anzi l'ha vessata, l'ha trattata come una persona maledetta, diciamo, che avrebbe portato solo oscurità anche intorno a lei, così come era successo alla madre, che appunto è stata bruciata anche con il benestare del padre, diciamo così, anzi è lui che l'ha sacrificata. E quindi un po' questo, il fatto che lei combattesse un po' con i demoni del suo passato, ma ancora di più con i demoni all'interno della sua testa. E quindi penso che sia questo, cioè anche il fatto finale di vedere lei
che parlava in fondo a se stessa, alla parte oscura di sé, e appunto gli ha detto questa cosa, che tu non sei una menzogna, però quello che dici sì. Quindi le voci sono rimaste. Una bella frase è stata anche quella del dire, anche se non la vedi, cioè il fatto, non mi ricordo preciso, però nel finale diceva che anche nell'oscurità non dimenticarti che ci sono la bellezza delle nuvole, delle foglie, perché anche se tu in quel momento non riesci a vederle, poi quando tornerai ad essere, diciamo, lucido, sono sempre lì, sono sempre lì che aspettano. Immagino che sia anche una metafora un pochino per far capire il fatto che sì, c'è un momento buio, ma tutto quello che c'era intorno, che magari hai visto che era bello, c'è ancora. Magari tu in quel momento non riesci a vederlo, ma c'è. E quindi quando tornerai ad aprire gli occhi, tra virgolette, aprire gli occhi, a ritornare con una mente più serena, forse si paleseranno ai tuoi occhi quello che di bello avevi già visto. Mi è piaciuto, ragazzi, come detto ci ha messo un po' a carburare il gameplay, sì, ci sta un po' legnoso in alcuni aspetti, un po' i combattimenti da un lato li ho apprezzati tanto perché sono fatti molto ma molto bene, dall'altro giustamente il fatto di farli molto bene, quindi di darti quella soddisfazione del combattimento, allo stesso tempo ti fa avere un po' di legnosità del personaggio in alcune situazioni, perché se tu stai partendo con un attacco e ti dice occhio alle spalle, le voci tra l'altro nella tua testa te lo dicono, non fai in tempo a schivare, per quello tante volte ci hanno beccato. Qua nel finale era voluta come cosa, perché è un po' come a dire che insomma l'oscurità c'è, l'oscurità è tutta intorno a lei, si ripresenta sempre, può combattere, non riuscirà forse mai ad abbatterla, mai ad abbandonarla, mai a vincere l'oscurità tra virgolette che è in lei, quindi la malattia, i suoi problemi di psicosi appunto, come c'è qui anche di sottofondo. Però può combatterli e non si libererà mai di loro, ma insomma bisogna sempre lottare, ed è un bel messaggio, ragazzi. Quindi come detto, spero che questa serie vi sia piaciuta, almeno a quei pochi che l'hanno seguita. Mi ha fatto piacere proporvelo, mi ha fatto piacere giocarlo, è stata una bella esperienza, e ho approfittato anche del fatto che l'anno prossimo, quest'anno, con l'uscita della nuova Xbox, ci sarà in esclusiva Hellblade 2, quindi probabilmente lo andremo a vedere. Qui non so se ci sia altro da vedere, fatemi sapere anche la vostra, come detto, se avete qualche cosa in più. C'è anche Hellblade il documentario, che non so se andremo a vedere, se vi farò vedere o meno, e insomma, bel gioco, mi è piaciuto perché ha trattato tematiche che non tutti hanno il coraggio di trattare, e perché? Perché, come vedete dai risultati anche delle persone che l'hanno seguito, non tutti hanno la voglia di ascoltarle o di dare una possibilità anche a tematiche un po' più importanti, purtroppo, ma ormai, insomma, ormai ci siamo abituati a vedere come va, come gira il mondo. Va bene, ragazzi, grazie mille a tutti per aver seguito questa serie in mia compagnia, seguitemi su Instagram, Facebook e Twitch, ci vediamo alla prossima, con le prossime serie, saluto a tutti da quel tale Ale.